Vi ho fatto vedere tempo fa una pianta appartenente alla famiglia delle rosacee, la Filipendula vulgaris. Adesso vi faccio vedere la Filipendula ulmaria, che è considerata anche la specie officinale, quindi a parità, se trovate questa parità di peso, le infiorescenze e le foglie di questa specie a parità di peso hanno un numero di principi attivi, una concentrazione di principi attivi maggiore, quindi preferite questa se la trovate, altrimenti va benissima anche la Filipendula vulgaris. Allora, questa è una pianta erbacea che si sviluppa in altezza e spesso molte piante crescono vicine formando una sorta di cespuglietti, pur essendo piante erbacee. Quella che sto inquadrando è proprio la fioritura. Il fusto di queste piante, vedete, è un fusto piuttosto coriaceo, consistente, angoloso, completamente glabro. Queste sono le foglie, vediamo se ne riesco a trovare una intera, eccola qua. Sono foglie impari pennate, perché sono formate da diversi segmenti, uno opposto all'altro, però terminano con questo segmento che è diviso di solito in 3 o 5 lobi. I lobi che formano queste foglie impari pennate hanno questa forma lanceolata, ad apice acuto, e hanno i bordi doppiamente seghettati. Le foglie, i segmenti più grandi, si alternano a segmenti più piccolini. Eccole qua, queste. E ricordano moltissimo le foglie di tantissime altre rosacee, ad esempio la Runcus dioicus, ma a me ricordano moltissimo anche le foglie del lampone, sempre famiglia delle rosacee. E questi sono i fiori. Fiori molto piccoli, raccolti in queste cime, raggruppati in queste cime, però vedete che il fiore è un fiore tipico rosaceo a 5 petali. Sono profumatissimi, veramente profumatissimi, e di solito si utilizza l'infiorescenza. Si può utilizzare facendola essiccare oppure facendo anche una tintura madre. Allora, questa è una pianta che in passato era usatissima quando non c'era ad esempio ancora l'aspirina. È una pianta che è ricchissima, come altre rosacee, di tannini, ma è ricchissima anche di acidi fenolici e di composti salicilici, che però si perdono in cottura, quindi se le volete mantenere dovete proprio fare la tintura madre. Era una pianta utilizzata soprattutto come antinfiammatoria, ma anche antinevralgica, antidolorifica, ed era utilizzata soprattutto per le patologie reumatiche e anche per problemi legati allo stomaco. Ecco, oltre a questo era usata anche in tutte le patologie da raffreddamento, contenendo appunto salicilati. Ripeto, però, i salicilati, se fate un infuso, li perdete, quindi l'unica è fare una tintura madre. Per la tintura madre potete utilizzare un dosaggio di circa 20 grammi di fiori freschi ogni 100 ml di alcol a 60 gradi. Ecco qua. Questa qua è una Filipendula ulmaria, famiglia delle rosacee. Ed ecco qua ancora le foglie.